nella mostra cioè, si dice poco, ma nello stesso tempo dice moltissimo. Cioè, le mostre vengono fatte proprio perché tu hai amato quello che hai fatto, hai cercato di mettere te stesso dentro le opere e da quel punto vuoi che anche gli altri ne possano godere. Il tempo è veramente, non... ho talmente amato e amo e continuo ad amare e spero di amarla sempre, questo senso di messaggio artistico che cerco di dare almeno, che non me ne accorgo nemmeno che il tempo passa. E questo non so se è positivo o negativo, ma secondo me è positivo. Giuseppe Ciccia è un artista fiorentino che ha all'attivo 50 anni di attività artistica. Quindi quale modo migliore per aprire l'inizio di nuove mostre di arte contemporanea alla Bramante di Art House con un artista di grande livello come Giuseppe Ciccia. Massimo col suo percorso di attività non si è soltanto prefissato di creare un punto di riferimento per chi cerca lui e la sua arte, ma anche di portare a Castelfiorentino e nel suo centro commerciale naturale la possibilità di fruire della bellezza per tutti coloro che lo visitano e vi passano una parte del loro tempo. E quindi grazie ai suoi legami, ai suoi amici, alle persone con cui ha condiviso un percorso di formazione, si è prefissato di portare a Castelfiorentino una serie di artisti che possano arricchire questo centro di una presenza anche di buon livello culturale. Sarà una galleria che ospiterà artisti del panorama internazionale e panorama toscano. Ho scelto Giuseppe Ciccia perché oltre a essere un amico è un artista che ha oltre 50 anni di carriera artistica e quindi credo che quale modo migliore per inaugurare un nuovo percorso, un percorso che spero sarà di collaborazione con il Comune di Castelfiorentino e con il nostro sindaco, che è sempre presente a tutte le manifestazioni che sono qui sul territorio, e sarà un inizio per me di una lunga e prosperosa carriera in questa nuova attività. Ogni opera ha un suo significato, ma non ha importanza che sia un significato quello che ho voluto pensare io. L'importante è che l'opera dia un messaggio. Quel messaggio, quel qualcosa, è, dovete sentirlo voi dentro. Poi se è una, diverso da quello che ho pensato io, non ha importanza. È l'opera che parla. E quindi vi auguro veramente tanto bene a tutti e ringrazio ancora il sindaco, Massimo Ramandi dell'ospedale e grazie ancora a voi.